tempo? Stavo pensando, parlo o non parlo? Aspetto ancora che la sigla continui a oltranza oppure mi presento, ma sono Simone Papini. Ciao ragazzi, benvenuti in diretta dal 12 al 18 giugno 2023, rigorosamente in diretta, ma attenzione, shock, abbassa la base, shock, attenzione, shock. Se non ho detto nulla, perché continuate a ridere? Shock in diretta dagli studi milanesi, Leroy24orenews.it. Allora, che comunque anche con i potenti mezzi dell'editore, anche se voi applaudite quando c'è la sigla, continuo a ripetervi che non si sente. Benvenuti amici e ascoltatori, un saluto a tutti gli studenti di cui parleremo, perché questa settimana, ragazzi, la scuola finalmente è finita, è tempo. Sì, è tempo di vacanza, è tempo di divertimento, è tempo di fare esaurire i vostri genitori, perché comunque avrete più tempo per stare con i vostri genitori, con i vostri nonni. È tempo per esempio per i bambini piccoli di fare più capricci, avete più tempo, avete tempo, questa è questione di tempo. Dicevamo, Simone Papini, l'avete visto anche dalla mia pagina ufficiale, perché io sono di quelli che non si tiene neanche un cejo e non me lo tengo neanche in tempo, esatto. Sono comunque in vacanza, siamo, adesso io parlo in plurale maiestati, San Pellegrino, Valle d'Aosta, Ponte San Pietro, Griante, Como, insomma siamo un po' in giro. E voi direte, allora come fai? È per quello che ci sono gli studi delle Leroy24orenews.it. Ce l'hanno costruiti apposta per Simone Papini, perché perché in tempo, effettivamente, Simone Papini viene in tempo e viene negli studi di Milano. Bene, così almeno quando c'è che c'è? Cosa volevo dire? Voti di memoria, non me lo ricordo più. Amici, iniziamo con la nostra... Amici, iniziamo con la nostra musica, lo facciamo sempre con la gag in tempo. Lo facciamo in tempo, in... tempo? Benissimo, iniziamo quindi con la nostra musica energetica di Tempo Zero. Questo è il circolo Orpeie. Domenico il domatore delle uni. Ma c'è davvero? E per gli spot pubblicitari ho iniziato io nella capanna internazionale, ora si aggiunge anche il supereroe che vuole partecipare a Mille Voci, quindi sta mandando provini e gli chiedono i suoi amici di fare spot pubblicitari. Cristiano, supereroe, come va? Ti mando due jingle che mi ha chiesto, uno Valentina con la mia voce e l'altro Luigi D'Alba. Ah, Luigi D'Alba per il suo programma. Li ha montati Perrelli. Perrelli. Ha imparato a dire anche Perrelli, che prima gli toglievano R e diventava Perrelli. Senti come viene, secondo me mi hanno fatto tutti i complimenti. Ok, io lo so, sono molto sincero, se sono venuti bene, secondo me glielo dico a gusto mio, se no le dico di no, insomma, ecco. Posso anche fare lo spot
sfottista. Da... Ma che vuol dire lo sfottista? Che vuol dire lo sfottista? Scusi, lo sfottista casomai. Lo sfottista non vuol dire nulla, casomai diventa la voce ufficiale dei programmi di Luigi D'Alba, quindi fa gli spot pubblicitari, non è che diventa lo sfottista. Che discorsi se o no? Un tuo parere, scusi, visto che la radio, sì, è il tuo pane. È il pane, grazie. Ho fatto, sì, la trasmissione, sì, stavolta la stiamo, sì, montando per mercoledì, stavolta è pronta. Meno tutto male. A posto, ho ripreso la carreggiata delle mie trasmissioni. Siamo contenti. Siamo quindi contenti. Ti faccio sentire, sì, i jingle come, sì, sono, sì, venuti fatti. Va con bene. La mia voce, con la sua e modificati voce. E montati da Perrelli. Da Perrelli, va bene, perché lei ormai è diventato spottista, va bene Cristiano? Allora me li mandi tra un pezzo musicale e l'altro, li ascolto e le dico quello che penso, eh? Quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi. Ah, sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Ah, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto. Cantante, tant'è vero che si diletta a cantare nei vari locali, lo sapete, insomma, ce ne ha fatto testimonianza con i vari audio. Diciamo che l'ultimo audio della rappresentazione musicale del supereroe Super Cristiano non è andata proprio benissimo, Cristiano, vero? Invece di domenica ancora, sì. Sì, dato che sì, anche l'insegnante, la signora del locale, sì, ha detto che non sono stato il massimo, ecco, confronto visto le altre volte, esatto, sulle mie performance canore. Sì. Diciamo che ha fatto un pochino cagare, glielo dico, Cristiano. Ci sono veramente delle belle novità. Ah, che cosa? Che cosa? A marzo, sì, interromperò, sì, la scuola attuale di canto. Farò forse solo le conviene. Sì, forse le conviene perché non sta avendo grandi risultati. Farò veramente a costo inferiore, sì, nel, sì, locale della signora Valentina. Ancora costa cassetta. Lezione con lei, 2 ore alla settimana. Oh, bene, mi bene, cambia bene totalmente, sì, un attimo alcune cose. Tutto mi probabilmente imposta come, sì, vuole lei. Tutto è meglio. Sarò meglio fisso nel suo locale, oh, a ottobre. Sì. Fresca notizia Covid di oggi permettendo, sì. Se quest'anno, sì, visto che l'anno scorso non è venuto a Torino all'Alfieri, sì, chi, per chi, via chi del lockdown, sì, arriva Renzo Arbore, Renzo, che lui va Arbore sempre da lei a cena, mamma con mia, tutti i musicisti, sì, finito lo spettacolo. Va bene. Beh, prepareremo uno spettacolo insieme per Arbore, Arbore e mi farà notare Arbore da Arbore. Ah, però, e dato però, che io però sono un fan di Renzo Arbore, ognuno c'è anche suoi, che faccio, per cosa, sì, ascolto. E bene, bene, bene. Se mi nota lui, sì, sì, siamo, sì, a posto. Siamo a posto, siamo a cavallo. Pensa un po'. Può anche fargli una bella intervista ad Arbore.
Ma magari, magari la porta anche in tempo zero l'intervista Arbore. Io mi sono messo a fare il rap amatoriale, non professionale, non professionale. Bravo, comunque, un bello sfogo, dai. Sì, e io mi sfogo con il rap. Che uno ti sfoghi, fai questi successi. Sì. Successi, insomma. Beh, se tu cassetta. Hai la possibilità, sì. Sai che io sono un po'... Cosa? Non arretrato, perché su YouTube no, ci vado no. anch'io. Però... non è arretrato, è qualcosa di retrogrado, veramente, effettivamente, supereroe. Comunque noi, i miei rap amatoriali sono tutti amatoriali senza scopo, veramente. Di anche di pubblico, solo per sfogo personale. Mi piacerebbe così sentirmelo, tipo cosa? Quando giri le canzoni su WhatsApp. Che giro le canzoni se su WhatsApp? Se ce li hai, me li puoi girare qua. Sì, sì, va bene, va bene. Eventualmente poi chissà, sì. Che visto che te li spingono, chi non... Chi me li spinge? Chi? Io non spingo nulla. Tu non ti fai autopubblicità? No, io no, io te no. Te li spinge dove non sei. Esatto. A me esatto. farebbe piacere invece spingerti. Cosa? Che spingere? Che mi vuole spingere? Scusi, Super Cristiano, non scendiamo nei paradossi, per favore. Una volta così. Almeno nel mio programma. Ah, ok. Visto che farò l'angolo. Nella capanna immaginaria. Ho deciso domanda, una canzone. Sì, va bene, eventualmente e ne parliamo. Adesso chiederò anche a Domenico, sì. Farò proprio la storia anno brividi. Per anno. Brividi, con le brividi. Canzoni più belle vincitrici per va tutto bene. L'anno, un quarto d'ora, una mezz'oretta. Sì. E così ci mettiamo il rap amatoriale del sottoscritto. Il mio programma di Sanremo. Sì, ci mettiamo no? il rap, va bene. Una volta una domanda papini discorso. Con una va canzone. Va bene. Allora, io come hai fatto tu. Va bene, intervisterò. Va bene. Intervisterà, oddio, stia calmo però, possibilmente. Comunque va bene, supereroe, eventualmente con il mio rap amatoriale non professionale, magari ne parliamo, mentre noi andiamo avanti con la nostra musica energetica. Queen of the kings, running so fast, spitting the wind. Nothing in this world can stop the spread of the wings. She, queen of the kings, broken her case, threw out the keys. She will be the warrior for north and south and seas. The raven hair, it's dark as night. I see eyes out of sight, out of sight. Her heart is bright, is warm and bright. Her smile awakes the northern light. Looking out, she calls. La-da-da-dee-da-dee-da. Who will conquer all? Zero. Matandolo, tratta, stratata, po' sempre. Chiama il tipo, prendi il tavolo, siamo in 45. E il tiburone in tasca una 45. Plata ma splata dentro la mia Fendi. Con il ferro in bocca e l'apparecchio sui denti. Delinquente, 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 delin
sono con Casey, con Keida, con Raisa. Wow. Ho soldi come pesi, 100k sulla panca. Neanche quello che parla, forse è meglio stare zitto. Oggi ne esco lindo, bendito come Cristo. Love, sex, American Express. Ho fatto 2 milioni ma sto sempre sotto stress. Love, sex, le bozze da Sarajevo. Fissata con l'LT, beve solo coca zero. Se entra nella disco spendo più o meno il tuo stipendio. Tutti i pezzi da 20, mamma li sto ripulendo. La tua tipa ascolta Liga, la mia pompa è reggaeton. Lamborghini, bisogna comunque prendere fiato, perché per i prossimi secondi è il momento di delinquente, delinquente, delinquente. Alzate il volume della vostra musica, il volume delle vostre orecchie, dei vostri dispositivi audio. Prendiamo un ossigeno infinito e un, due. Delinquente, 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 delinquente. Vedi, ce l'ho fatta anche io, come i nostri amici, vedi? Borobolo Lamborghini, signori, beh, insomma, grazie veramente di cuore per averci scelto. Scusate, ma adesso fo per di, no? Non è che dici, né che dici, fo per dire, né che dici, né che dici. Che fine ha fatto il taptino? Perché sto parlando senza taptino, per favore? Scusate. Ok. Che a volte qua, veramente negli studi dell'RUA 24orenews.it, il nostro editoriale negli studi di Milano, mentre sono in vacanza, lo ripeterò all'infinito fino a che qualcuno non si incacchia, veramente. Ecco, nei resort dove sono comunque alloggiato. Tra l'altro, aperto e chiusa parentesi, qualcuno per favore dei miei collaboratori si offrirebbe per portarmi e riportarmi comunque al... No, nessuno. Tutti pronti a ridere, applaudire delle cretinate, ma nessuno. No, nessuno. Dai, sì, qualcuno sì. Perché effettivamente non è che ho molta voglia comunque di chiamare il taxi. È vero che c'è anche Uber, è vero che non siamo in fascia pubblicitaria, quindi gli editori inizieranno a stranirsi. Beh, non lo devo dire, ma io lo dico comunque perché sono un protagonista a livello internazionale. Ragazzi, benvenuti veramente alla puntata di riferimento, se stai ascoltando in versione podcast Reloaded, dal 12 al 18 giugno 2023 sono finite le scuole, ma c'è un dato veramente molto allarmante. L'Italia è all'ultimo posto, anzi al penultimo. L'ultimo è, pensate, la Romania. Gli italiani, e quindi gli studenti tra i 15 e i 29 anni, sarebbero comunque indisposti nei confronti della cultura. Effettivamente molti terminano al terzo superiore con gli studi professionali, non si arriva per un buon 2,5% al quinto superiore e si alza l'asticella dei ragazzi che comunque non partecipano ai corsi universitari. È vero che con il Covid-19, la DAD, e abbiamo anche imparato a studiare e lavorare a distanza, però non facciamo veramente una bella figura al livello europeo. Continuiamo comunque, perché voglio dire, siamo qui, facciamo le figuracce davanti a tutta l'Europa in un certo qual modo. Secondo Associazione Consumatori, gli italiani, e quindi in questo caso i 25-34 anni, non si affermerebbero nel mondo del lavoro. È il dato peggiore dell'Europa in questo caso. L'Italia è il fanalino di coda dell'Europa, si legge testualmente sul Sole 24 Ore. A livello europeo, per il numero di giovani italiani, l'allarme arriva dalla Communication annuale dei giovani, e quindi dei governi, e a livello imprenditoriale, Confindustria, che si è tenuta a Roma, durante la quale sono stati rilevati dei dati aggiornati sulle difficoltà lavorative degli under 35. I dati, quindi all'esatto, sono assolutamente, insomma, poco piacevoli, se proprio vogliamo dirla tutta. Un numero che rappresenta, pensate, i giovani dal 25, come dicevamo, ai 34 anni, che non si affrontano nel mercato del lavoro. Il dato è in aumento e già oggi rappresenta un record negativo nell'Unione Europea. Siccome sta arrivando, e noi vogliamo veramente abbracciarli forte, ne abbiamo parlato anche nei format di Tempo Zero, amici della Romagna, dai. Che sono assolutamente prontissimi per comunque affermare e quindi tornare come protagonisti per quanto riguarda la stagione che sta arrivando, questa estiva. Ecco, secondo fonti, anche a livello governativo, per invogliare i giovani a lavorare anche a livello stagionale, i notturni saranno pagati il doppio, per dare la possibilità quindi ai giovani non soltanto di entrare nel mondo del lavoro, ma entrare come protagonisti e iniziare la loro attività lavorativa. So good, she put a spell on me.
Just caught a body, this might be the end of me. Just caught a body. Just caught a body. Shut the crowd to my dressing room. Ooh, if she can't fuck that day, baby. Ooh, ooh, I'ma lay her down. Tell her open your mouth. Ay. If the homies can't come in, I wanna go. If it ain't about the money, I don't wanna know. She know I ain't from around here. Come i bambini della capanna internazionale che fingono di essere DJ, speaker, intrattenitori radiofonici in queste emittenti irraggiungibili in internet, e nascono anche delle belle amicizie, perché secondo il mio punto di vista lei, supereroe, ecco, per me rappresenta un grande punto di riferimento, comunque, perché chiacchieriamo, ci confrontiamo e ci confidiamo come fanno i veri amici. Supereroe, Papini, mi ha lusingato. Lusingato, ora dai, vai, vai. Io vai, vai, cosa? Sì. Con chi sta parlando? Sì, mamma. Ma sì, va, con la mamma, va bene. Mia madre, vedi? Mia madre, ok. Comunicazioni di famiglia, di sono servizio, a casa, diciamo, ok. Caro va Papini, bene. Mi sì. Ha lusingato. Ma no, è quello mi che ha penso. Lusingato. Quello che penso. Quello che tu mi hai sì. detto nel fine del messaggio. Nel fine del messaggio, tu... perché c'è il messaggio e il fine del messaggio. Non sai come sì. sono felice oggi. Anche e io, guardi. Sono non... più felice che se avessi ricevuto cosa? Una mazzetta. Sì. Cosa, di non è vero. 5.000 euro. Ma oddio, prendere una mazzetta di 5.000 euro intanto non si fa. Comunque prendere dei soldi, 5.000 euro piuttosto che un amico le dica che secondo me, per me lei è una persona importante, se secondo lei ha un grande valore, allora la vede come me, per veramente dire. Sì, va bene, stia calmo veramente, però. Veramente. Grazie Papini, anch'io dentro di me bene. Pensavo la stessa cosa, meno ma male. Non mi sono pronunciato perché dalle persone tante volte da sì. cui sono circondato, sì. parlo dei conoscenti, sì, okay, dato okay. che io sono molto più sì. all'acqua cosa? Di rosa di acqua te, di rosa. Perché a me basta un quindi, gesto carino e sono quindi, tutti belli, sì. bravi e buoni. Ok, quindi diciamo che praticamente lei è un ragazzo a quel sapone, per intenderci. Se va dico bene. Così mi prendono ancora per ruffiano, ma mi non dicono è vero. Che ruffiano che sei, no? Ma perché non oggi è dire delle, dei complimenti, sì. dire delle belle cose, sì. non va più bene. No. Ma invece va bene, perché comunque al di là del fatto che lei è il supereroe che sta aspettando questo grande appuntamento, no, della macchina del tempo, per me lei veramente è una persona molto molto interessante, è veramente una persona da conoscere. No, oggi veramente. Bisogna solo criticare, bisogna è vero. Solo... È vero, è questo gettare sì. fango e merda. Non agli dica altri. Così, non dica le parolacce. Quindi dai. Essere contenti di un risultato esatto. raggiunto e tutto, o ti sì. ignorano o è ti vero. Prendono se fai tu dei complimenti agli altri. Questo per è vero, ruffiano. È vero, è vero. E dato che vabbè. Io analizzo la tua voce sì. quando tu ti esprimi, io non dico bugie mai nella vita, glielo dico. Te ne... E veramente. Sento che sono cose del cuore sì, del e non cuore. Sono sì. recite. Okay. Mi lusinga assai. Grazie. Così mi ha fatto perdere. Cosa? Le risposte cosa? Che ti volevo dare, ah, vabbè, quindi mi devo trovi. Riprendere dallo shock benefico. Lo shock, e oddio. Poi adesso ti rispondo. Lo shock, va bene. Supereroi, comunque, questo è il bello della capanna internazionale, perché ci fa incontrare, unire e sicuramente ci mette in contatto con delle belle persone, proprio come accade con lei e con tutti gli altri protagonisti della capanna internazionale. O lo so che siete qua, ma non potete prendermi e bacchettarmi comunque come si faceva a scuola negli anni 70 o magari negli anni 60 sulle nocche delle dita. Lo so che siamo leggermente in ritardo e quindi gli editori si chiederanno: ma quanto dura questo programma a livello radiotelevisivo? La risposta è sempre quella: tempo zero è un po' un elastico, si allunga, si accorcia in base alle esigenze. Ma di quali esigenze stiamo parlando? Ma je ne sais pas. Andiamo a prendere un caffè, ve lo offro io, amici delle Rua, dai dai, amici di Milano, ve lo offro io. Noi andiamo in pubblicità, si può dire, eh? Che ne so, andiamo a prendere il caffè, poi alla fine che te frega, dai, andiamo tutti, ci sentiamo tra poco. E sia tornati qua. C'è Nicola Costantino, Coco DJ. E fo per di tikirigigi, andiamo. Yeah.
tempo zero. Suona DJ Cocco. Tempo zero dagli studi di Milano, te lo dico, te lo ammetto, siamo tutti ballando, anche io so ballare veramente come un fringuello, io ballo veramente come non ci fosse un domani, fo per dia, non è che dici chicchirichichi, come i nostri picchi 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 di EP in collegamento da Bari, Cocco DJ. È il momento di svegliare i quartieri. C'è che dice bom bom, neck dice bom 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 bom. Ciao, sono Federico. Ciao Federico, grazie veramente per la musica energetica. Faccio incazzare mia madre perché tengo le cuffiette a tutto volume. Ah, scusami, le cuffiette a tutto volume, ma vuoi veramente assordirti? Arrostirti veramente? Ciao a tutti gli studenti che in questa settimana salutano i banchi di scuola, mentre dalla prossima settimana partono gli esami. E zitto però, Cocco DJ, quando parlo io, Iniziano gli esami di terza media, terzo superiore, quinto. Ma noi ci muoviamo a mani leste. Move your body and the head keep on move. Le tête continue à bouger. Parole in inglese liberamente sconnesse, fingendo di conoscere l'inglese. Cocco DJ, lui lo conosce l'inglese? No. No, vero Cocco, no. Lui conosce solo il barese, è vero. Michel Azzore in corso, Cocco DJ. È anche nel tuo corso, quindi attenzione. Lo potresti incontrare per le vie del paese e le sagre paesane. Di fare casino e le teste sono in movimento, è la bella stagione, tempo zero. Vi ricordiamo tra l'altro che dalla prima settimana di luglio anche quest'anno parte Summer Live. È il gioco nel quale nella fantasia di Simone Papini basta solo cambiare il nome da tempo zero a Summer Live, da tempo zero gold estate, quindi un sogno di mezza estate, tempo zero selecta e Summer Selecta, basta solo giocare con il nome dell'estate e poi è tutto a posto, Cocco DJ, una via l'altra, non si ferma mai, non si stanca mai, non si stanca mai. Remixare un pezzo rock. Solo Cocco DJ lo può fare. Da Bari con amore. Da Bari con che? Troviamo una rima? Per favore? Mamma, sicuramente sì, Freddie Mercury. Versione remix, ce l'abbiamo noi. Mac dici, fo per di, coi diti chi? Chicchi di chicchi di chi? Wi. Andiamo. Andiamo.
Veloce, veloce. Le batterie veramente sono a tabelloni, eh. Teste sono in movimento, mani in alto. Momento rock dance del programma. Cocco DJ. Direi di aver beccato quella naso culo, cioè praticamente naso chiuso e culo che caga come un forsennato, però va bene, cioè nel senso ok, ottimo, no? Parole di un'influenza che vai che viene. Daniela Nuccio è la nostra moglie del padrino. Fopper D, ne che dici, chi? Oui. Andiamo ragazzi, le teste sono in movimento, listen and repeat. And the head keep on moving. Yes. E molto energetici, dall'energia rock al neomelodico. Noi siamo melodico, sì. Cocco, noi siamo Cocco DJ in un certo qual modo. Anche io mi sento Cocco DJ. Né che dici, fa per di con il macano, che fa molto baccano. Tra l'altro i vicini della capanna internazionale, delle persone veramente meravigliose. Comunicazione di servizio. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect. Cosa conta guadagnare 100.000 euro al mese e 100.000 euro a mix se poi si chiedono i soldi ai collaboratori immaginari, il tenente della musica che appunto guadagna tutti questi danari nel momento in cui va a mixare chiede i soldi ai suoi collaboratori. Ma vi rendete conto come siamo messi? Daniela! No, più che trovare chi li dà a me. Esatto, mi esatto. Hai sbagliato proprio frase. Appunto, cioè, perfetto. Per tutto quello che ecco, noi facciamo per la capanna internazionale. Noi, esatto, dirà, esatto. Facciamo per te. Esatto. Saresti tu che dovresti fare un assegno a noi tutti, e è vero, chiedi l'assegno a me. È vero, ma come si fa a chiedere i soldi che poi il tenente della musica guadagna 100.000 euro al mese e 100 a mix? Ma pensa vai, invece quante cifre devi cominciare a mettere tu nell'assegno che è devi vero. Dare a me. È vero, è vero, è vero, è vero. Assolutamente per sì. Per la tua radio, già, per immaginaria. Anticipare i miei tempi, sì. Anche con altre situazioni, mi sono cosa ha fatto? Montata cosa ha fatto? La bellezza di due interviste in un giorno. Mamma mia, Daniela, quanta immaginazione. Comincia a preparare la cifra. È vero, sì, e poi ci facciamo pagare tutti. In banca, sì, anche secondo me. Va in banca, mi farà segno e via. Così riscuotiamo, visto che usiamo un sacco di immaginazione per mandare avanti questa radiolina inutile, essendo immaginaria capanna internazionale. Il tenente della musica chiede i soldi a Daniela, chiede i soldi anche a me. A me non ha mai pagato. Ma come reagisce il tenente della musica a tutto ciò? Tra poco ci colleghiamo con lui. I've been thinking, I've been drinking, and it's in the mud and it's a toxic feeling. I ain't joking, I think I'm broken. Something triggers me at any given moment. Wasn't my plan.
internazionale, il tenente della musica guadagna questi 100.000 euro al mese, 100.000 euro a mix, e chiede i soldi a noi, anche a Daniela compresa. Tenente, non va bene. Daniela, allora vedi che sì, cosa? Tu devi controllare bene in banca, perché? Perché? Io ogni giorno ti faccio un assegno a te. Cosa? Quanto le dà? Tutti quanti gli altri. A Simone ogni tanto gli faccio un assegno. Non è vero, non c'è niente. Ho guardato anche questa mattina nel mio conto corrente, non c'è nessun bonifico. Ogni mezz'ora. Non è vero, io non ho ricevuto nessun bonifico da Capanna Internazionale verso Simone Papini. Non c'è, non è vero. A Nicola Bugiardo. Ogni 10 minuti. Non è vero. Dipende. Cosa dice? A te te la faccio tipo 2 volte al giorno. Perché non è così? Una bella cifra, tonda, a 12 cifre. A 12 cifre, ora possibile. Ogni mezz'ora. Perché, ma che sta dicendo? Ogni ora, ogni mezza giornata, cioè dipende. Come se la sente? Io faccio tutti gli assegni. Controllate tutti quanti i vostri. Ma cosa? Non è vero. Ma non è vero, non ci sono i miei assegni. Ma non è vero, non ci sono. Sono tutti fatti con il cuore e col pensiero. Sicuramente. Però sono fatti con il cuore. Ecco, non è vero, tenente, non è assolutamente vero. Uno come lei che guadagna tutti questi soldi dovrebbe lei pagare noi, come diceva Daniela, e non si permetta più di chiederci soldi a noi, eh. Malati, malati, come tu sei una malati. Malati, malati, tu fai vero pure buci. Malati, malati, come tu sei una malati. Malati, malati, tu fai vero pure buci. Si nato un coppia in quartiere, però pare una straniera. Te guarda e mi paro vero, come stai venendo qua. Malati, malati, come tu sei una malati. Malati, malati, tu fai vero pure buci. Tu stivi di braccinata e io mi ero rassegnata. Con un vaso mi rubate e mo non ce la siamo più. Malati, malati, come tu sei una malati. Malati, malati, tu fai vero pure buscire. Chi stocchi so come io sola, si bella quando fiammura. Aspetta te voglio ancora e poi non fermimmi più. Malati, malati, come tu sei una malati. Malati, malati, tu fai vero pure buscire. Come tutte cose belle, non potevo durare per sempre. In lovi camarona gente, mi ci so con una buci. Malati, malati, come tu sei una malati, 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 tu fai vero pure buci. Stai ascoltando Tempo Zero. Malati, malati, come tu sei una malati, 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 tu fai vero pure buci. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3.
perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora te paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán de las copas al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo. Vabbè, come dice la nostra poverina di Allerona in provincia di Terni. No, vabbè, allora mi avete convinto, siccome nessuno si è fatto avanti spontaneamente. Mi sento un po' come Sheldon Cooper di The Big Bang Theory quando comunque chiede i passaggi, lui però lo fa veramente in maniera molto sfrontata. Io vi sto veramente semplicemente chiedendo, qualcuno mi può portare a resort? Nessuno che mi avesse comunque risposto, ma i nostri grandi protagonisti che siete voi al 3711 20 21 03, miei collaboratori, niente, ma i miei ascoltatori, soprattutto ovviamente quelli di Milano, piuttosto che anche un tassista. Ciao Alfonso, vedi, tu che sei il cameraman della mia esistenza, tu fonico Antonio, niente, vedi gli ascoltatori invece come sono bravi. Ma guardate, facciamo una cosa, potreste, è vero che c'è l'editore, tu dici vabbè ma che me frega a me, però potreste eventualmente fare una colletta e io mi prendo una limousine. Io mi accontento veramente di poco. Amici, bentrovati, un saluto veramente di cuore al nostro Domenico Mancusi, ovunque, tu sei, tutte le nostre belle chiacchierate che ci siamo fatti veramente nella vita. Andiamo, e vi dicevo, per favore salvatevelo sul calendario questa data di questa settimana di Tempo Zero Show La Capanna, dal 12 al 18 giugno, perché stranamente parliamo di qualcosa di serio. Allora, l'avete messo, poi capirai, andiamo su Focus, non è che dici, come dicono i picchini, quindi voglio dire, segnatevelo sul calendario perché questo non so quando ancora si ripeterà. Quanti di voi sono fratelli maggiori o minori, oppure quanti di voi, perché no, sono anche figli unici? Ecco, è proprio di questo che parliamo, perché lo stesso albero genealogico, spesso e volentieri gli stessi genitori, al di là del fatto che si può accadere anche che vengano fratelli anche non di sangue prettamente, ma con padri o madri differenti, e ovviamente la metà delle volte dello stesso sesso. Ma da alcuni anni si sta occupando la scienza dei fratelli, di che cosa cambia ad avere o meno tra sessi e figli maggiori ed essere minori, arrivando a molte interessanti scoperte. Per quale motivo? Innanzitutto si legge su Focus che, inoltre, di nascita in una famiglia conta poco l'ipotesi che i primogeniti siano più coscienziosi e più figli piccoli siano invece molto creativi. Una costruttiva sostanzialità da alcuni psicologi è stata però definitivamente smontata. Ma per quale motivo? Se io sono figlio più piccolo, io sono una persona assolutamente così, sui generi, sono anche un artista, no? Vabbè. Comunque, quindi questo articolo che cosa ci dice? Che questa analisi è stata smontata ultimamente dagli psicologi. In compenso molti ricercatori hanno scoperto che avere un fratello o una sorella dà enormi benefici. Magari se ci stai ascoltando e hai discusso poco fa con tuo fratello o tua sorella, adesso mi bacchetteresti anche te sulle manine, dovresti bacchettare però sulle nocchie delle dita, però dovresti bacchettare eventualmente i ricercatori e questo articolo di Focus, non certo Simone Papini. Bene, allora, e non solo, perché molti, che potrebbero sembrare scontati, come il fatto che un fratello è la persona spesso più compatibile, ad esempio, purtroppo per i vari trapianti, ma non soltanto, in fondo della famiglia la possiamo anche dire il confidente, il fratello. E i vantaggi della fratellanza si vedono soprattutto quando ci si affianca dalla famiglia, ci si affranca e quindi si frequentano magari le persone fuori dalla società. E a questo punto decidere di continuare a vedersi può perfino regalare, secondo la psicologa, qualche anno in più di vita. È la sorprendente conclusione, quindi, a livello psicologico.
Ma perché i fratelli hanno un'aspettativa di vita quindi anche più alta? Questo lo risponde sicuramente anche la scienza, perché proprio sotto questo punto di vista, a livello psicologico, quindi un'aspettativa di vita maggiore. La spiegazione potrebbe trovarsi nel fatto che, prendendoci duro e cura di loro, siamo automaticamente portati ad avere attenzione per noi. Al contrario, quando siamo noi a sentirci stressati, depressi o magari malinconici, abbiamo qualcuno in cui appoggiarci. Insomma, i fratelli, spesso e volentieri, poi dipende, perché magari ci sono quei rapporti a livello di fratellanza che allora, però effettivamente a livello comportamentale il fratello è quel migliore amico, che lui non ti tradirà mai. But there you were on the ground. Baby, you know that I'll stick around. No need to up me now. If I could give you my life, I would. Just believe it's gonna feel so good. Feel so good. I go low, low, low. È tornato, poi sicuramente lo state scrivendo al 37 11 20 21 03, ci sono anche le eccezioni che confermano la regola. Ci sono ad esempio fratelli e sorelle che hanno smesso di avere un dialogo da anni, da quando mi sono sposata e mi sono trasferita da Sicilia a Bologna. Ciao Antonella. Io praticamente e mia sorella, che già avevamo un rapporto ballerino, praticamente non ci parliamo quasi più, ma anche quei fratelli e sorelle che purtroppo però non hanno nessun tipo di dialogo. Può succedere, però insomma questo è quello studio a livello psicologico e comportamentale. Sempre teoricamente dal fratello non ci si aspetta un tradimento, proprio come da una sorella. Da un amico probabilmente sì, ma attenzione, perché ci sono anche messaggi che arrivano da figli unici come Mauro, che dice: ma io i fratelli me li sono scelti, i miei due più cari amici al mondo, vedete, nella mia vita, quindi sono assolutamente felice e realizzato. Dipende, è anche altrettanto vero che le famiglie di sangue sono molto unite, ma i familiari molto spesso, quelli che non ci scegliamo, abbiamo un rapporto veramente molto molto profondo. Bene, dopo questa massima, e segnatevela perché chissà quando mai torneremo a parlare di qualcosa di serio, diamo la linea alla nostra emittente radio televisiva per una brevissima pausa e noi torniamo tra poco. Stai ascoltando Tempo Zero.
di tensione. Nella nuova capanna internazionale sta arrivando l'editore e un tecnico regia. Il CEO della capanna internazionale vuole vederci chiaro e tira fuori il Rocky Balboa che è dentro di lui. Il nostro Cocco DJ Nicola Costantino. Con il suo nervosismo si attacca veramente a tutto, anche al tram, anche a delle situazioni inutili, come ad esempio dei file per scaricare delle programmazioni. Simo, dammi il link che te lo passo io. Sì, pare, se è vero, ma io il link dove lo vado a trovare? Scusi, io glielo sto chiedendo a lei. Ricordo, ma sì, non si scaricare un cazzo di file. Stia calmo, ma stia calmo, per favore. Nicola, che non è nulla. Scusimi Simone, se cosa? Io ti faccio questa cosa, ti dico questa cosa. Incazzato nero questo Shazam. Sì. Prendi il nome della... Ma innanzitutto si chiama Shazam e non Shazam. È vero che sta arrivando un nuovo tecnico regia, è vero che questa capanna sta per diventare reale, ma lei non verrà messo da parte. Non tiri fuori il Rocky Balboa che è dentro di lei. Allora, comunque, si chiama Shazam, non Shazam. Quindi la canzone che si interessa. E la parli in barese che non capisco. Scusi. Non è la stessa cosa. Sì. No, non è la stessa cosa. Simon. Nicola, altrimenti io non dico più niente, Non dica, non dica nulla. Ma non c'è nulla da dire, Nicola. Io dico soltanto che lei dovrebbe stare leggermente più calmo, perché tanto c'è poco da dire. No, dici che lui usava anche Shazam. Ancora questo Shazam. Si chiama Shazam, scusi. In giro. Io non prendo in giro nessuno, Nicola. Il nostro Nicola Costantino, il CEO della capanna internazionale, si sente leggermente scavalcato e il futuro non lo vuole vedere, almeno per il momento, la grande evoluzione della capanna internazionale. Ma tu, amico ascoltatore, pensi che finisca qua il nervosismo e l'agitazione di DJ Cocco? Assolutamente no, è solo l'inizio. Ça c'est mon dernier mot. Vide un qui d'un je bend. Ok, man, I don't break the sauce. T'as ma meilleure bad de deux. T'avais brisé mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Et c'est de la ronde. Et c'est de la fin d'amour. Et ben me serve ni mille. On est ensemble pour toujours. C'était mi man, on frappe ma dos. Et croyez n'am encore, encore. Et encore. Ça y va éclair, est-ce que c'est tout? En chemoutran, radome ding, dans dansing belle allée. La da 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 da, la da 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 da. L'art de ma danse, un taux de son, on pompe des crâlons, des rondes. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'es mis main au frappe ma dos, et croyez n'âme encore, encore, et encore. Oh, t'es comme tout, tes noms et trop lourds. Où ça y va éclair, est-ce que c'est doux? En chemoutran, radome ding, dans dansing vers l'allée. La da 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 da, la da 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 da. DJ Cocco si sente scavalcato dall'evoluzione, il futuro che passa davanti a lui, ma lui non ci sta.
ma ci dovrebbe stare effettivamente. A DJ Cocco, allora innanzitutto spero che lei si sia calmato dal precedente collegamento, eh? Sì ragazzi, sono d'accordo. Su che cosa sei d'accordo? Sul futuro della capanna internazionale e sul nuovo tecnico? Tutto quello che state dicendo. Sì, però, meno male. Cosa? Le decisioni dobbiamo prendere anche noi, no? Allora, le decisioni non le possiamo prendere anche noi, è vero, ma prima la capanna internazionale era abbastanza inesistente. Ora stiamo cercando di dare qualunque un volto alla capanna, quindi sì, ma noi saremo sempre lì a giocare all'interno della capanna, insieme ai giardini, in mezzo agli alberi, saremo sempre a giocare noi. Capisco che Mario mette soldi. Cosa? Eh sì, lui sì. Della radio. Però è giusto che anche noi facciamo parte, insomma, è inutile che siamo nel gruppo, usciamo fuori e non se ne più un cazzo. E non se ne più, sta dicendo, tanto non dica le parolacce, per favore, di Gecocco. Allora, qui parliamo anche a livello economico, ovviamente il nuovo editore e tutto ciò che ne consegue, però stia calmo. Noi saremo sempre lì a giocare dentro la capanna, con i suoi giochi, le sue costruzioni, con i Lego, capito? Fare l'associazione, fare la radio per portarla avanti per domenica. Sì, per noi. No? È da un po' di giorni che sto dicendo, ragazzi, dobbiamo almeno informateci che cazzo state facendo. Allora, innanzitutto nessuno deve informare nessuno, perché comunque il tecnico si deve sentire con l'editore, l'editore col tecnico. Stia calmo, è vero che lei è il CEO, però allora la regia, tu non sai come si chiama? No, non ne ho la più vaga idea, perché io sono solo seguito da 8 miliardi e 626 milioni di persone. Questo non si può parlare, non si può parlare. Chi l'ha detto? Maglio. Non è vero, Maglio e il tecnico sono messi d'accordo, però noi qualcosa la possiamo sapere. Noi possiamo sapere, sì, mi fa parlare per favore. Allora lei deve stare calmo nel frattempo. Noi possiamo sapere che possiamo continuare a giocare. Di tutti. Sì, noi siamo qui per giocare e comunque continuiamo a vivere la nostra esistenza. Dai, per favore, DJ Cocco, dai. Allora, lei deve stare anche un po' calmo, però. Simone, ti rispondo. Mi dica. Alla volta, però veloce, che io c'ho da fare. Allora. Al di là della regia, quale bisogna prendere? Prima di tutto, dobbiamo... Prima che il tutto cosa? No, innanzitutto noi non conosciamo quella regia, non sappiamo usare nessuna regia, quindi ne avrò un'altra, dobbiamo anche interfacciarci noi. Con lui, perché un domani. Per un semplice fatto. Per fare cosa? Mentre MB Live, MB Studio... No, casomai MB Studio, non live, per quella serve per le dirette. C'è Salvo, ci sono un po' di persone. Ma chi? Ma che un po' di persone, che c'è un popolo dietro la capanna, non è vero? Comunque, ci possono dare una mano. Sì, questa nuova regia, chi lo la sa? Regia di domenica sarà immaginaria, questa regia. C'è comunque c'è chi che non si capisce niente, ma che sta a dire? Marina, cosa ha tolto? Ti prego, spero che non ha tolto cosa? Ma non, nessuno ha tolto nulla. Allora, DJ Cocco, lei si deve un attimino calmare, andiamo a prendere una tisana e poi magari ne riparliamo tra poco, va bene? Stai ascoltando Tempo Zero. Tranquila, ma te ves muy linda. Yo te invito a salir. La vida aún te brinda deseos de vivir. Me voy a enamorar, no me importa tu edad. Yo quiero estar contigo en Alemania en madrugada. No puedo darte una cartera, pero vamos a cenar. Que nos concentremos, apaguemos el celular. Me invitaste a pecar, estamos pensando igual. Estamos pasando bien, yo adelantándote del mal. Cuidando todo de mí, dime por qué te eres así. Dicen que todo es la palabra, pero se le dio el viento. Ci vedi in me, sono un tipo della street. Non mi sento a mio agio dentro a questi posti chic. Noi due in camera d'hotel che stiamo fumando weed. In tutte le posizioni che facciamo tripla X. Baby, io sceglierei te in mezzo a tutte ste bitch. Per portarti in posti che hai visto solamente in TV. Però mi vogliono a terra e se finirà così, non ci sarà nessun lieto fine per il nostro film. No, 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 no. Mi esplode la testa, no, 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 no. Quello che fa il gangsta, no, no, no. Una chiamata e non è più qui. J'ai cru voir une image. J'ai cru voir un mirage. Ce que tu fais n'est pas ce que tu dis. Tu disais vouloir fonder une famille. No te puedo olvidar. Mi alma está a mitad. Me está mandando no saber de ti. Si yo sentía que eras para mí.
Encore une fois, je vois que t'es pas là. Tu m'as pris pour une môme à qui on dit regarde comme le monde est beau. Tu joues avec les mots parce que j'ai pas trop d'ego. Mais ne pense pas que tout peut s'obtenir par la force. Avec le temps, j'ai pris des rides, évité des mines. Pour ton attention, j'aurais traversé le Nil. Pour toi, jamais rien ne va. Passe toujours pour une folle. Pas là pour ton zéo, t'as toujours pas capté. Mamma mia ragazzi, meno male che sono a Milano e meno male che posso visitare almeno ancora gli studi del nostro editoriale per trasmettere insieme ai miei collaboratori che comunque non hanno voluto portarmi via, cioè portarmi via nel senso portarmi nuovamente al mio resort, perché io sono a resort comunque, tanto per dire, voi dai, splendidi siete. Ma i pezzi musicali in anteprima che stiamo ascoltando sulla nostra emittente radio televisiva preferita, la musica energetica, sì, l'avete sicuramente riconosciuto. Lui, Ozuna, Sfera e Basta, Mirage. Chissà se questo pezzo musicale così, veramente così tranquillo, reggaeton che ci fa muovere la testa, ma sicuramente così tranquillo, ha leggermente calmato il nostro Cocco DJ. Scusate, speriamo di sì, continuiamo a collegarci con Cocco DJ da Bari, dai. Programmi che vanno e non vanno, decisi dal tecnico ma non dal CEO della capanna internazionale. E il CEO della capanna internazionale cosa ne pensa? Non gli sta bene neanche questa beata cippalippa. Allora, DJ Cocco, innanzitutto sta calmo, continua a mantenere questa finta calma per continuare a parlare con noi, questa finta tranquillità. Allora, Marina le sta dicendo che non sa neanche lei di quale programma sta parlando lei. Marina, cosa ha tolto? Cosa? Ti prego, spero che non ha tolto. Ti prego, in ginocchio da te, cosa c'è? Cosa? Come quale si chiama? E non dica le parolacce. Che non ha colto il link. Quale? Link, questa non settimana so. Non andavo, mi ha mandato un messaggio perché è in lutto. Mi ha è detto, in lutto, mi dispiace. Ti posso mandare un programma mio e lo mandi tu in radio? Ma che vuol dire? Cioè, io veramente non sto calmo. Allora, questa persona probabilmente ha avuto dei problemi e questa settimana le manda un nuovo file. Poi io veramente di Gecocco non la sto capendo. Sono andati in onda. Ora che succede? In onda. Come mai? Ho detto io, non ti preoccupare, se non va ci il penso programma, io, non, che automaticamente sono il CEO. Non trova il tuo streaming e parte la musica in rotazione. Ok, e fino a qui chi se ne frega? Sono andati jingle. Ok, va bene. Jingle, va bene. Abbiamo cosa diciamo, va bene? Non va bene per niente. Però non va bene, ragazzi. Non va bene, visto, te l'ho detto che non andava bene. Si è stato tolto il link. Se è stato tolto, non si è stato tolto il link, perché il link è maschile. Okay, il governator, sì. General governator, che deve andare in onda sempre alle 19 il venerdì. E chi lo sa, non si sa. Questo Massimo. Non si chiama Massimo, non inventi le parole. Comunque ci parlerà con il tecnico e si presenterà come CEO della capanna. Non mi ricordo neanche non si ricorda il nome, lasci stare. Ma si è presentato a lei. Perché non mi ha comunicato questa cosa? Non mi ha comunicato questa cosa. Ma stia calmo, DJ Cocco. Non è che tutti possono cadere sui piedi. Maurizio, eh? Non Massimo. E Maurizio, vabbè, sì, Maurizio, ragazzi, Stefano. Comunque, dai, non sarà un problema. Signori, ma lo capite che quanti problemi ci sono nella capanna internazionale? Marina, io l'ho scritto a calmo, lui. Gli ho mandato i dati per accesso alla regia. Ok, il tecnico l'ha visto il suo messaggio? Di Vittorio, lui non mi ha neanche risposto. Ma che affronto! Ecco perché esce fuori il Rocky Balboa dentro di lui, vedete? Il nuovo tecnico non risponde. E DJ Cocco questa cosa non la può accettare. Ha ragione però un pochino, eh. Eh beh, sì, e quindi che facciamo, DJ Cocco? Oh, l'educazione. Educazione prima di tutto, vero? Sì, più grande di me. Però l'educazione, però... grazie, prego. Sì, tornerò. Okay. Cioè, a me un cazzo. E non dica le parolacce. Io la penso così. Sì, sì, ma anche io la penso così. E lo sa cosa penso? Che secondo me, non lo so, ci sono troppi poteri da gestire e noi andiamo avanti con la nostra musica. Quanti problemi in questa capanna, eh? Pussy, so you gotta pay the price. Just because you want it doesn't mean you get to try. Say hello to Kitty, then I tell his ass goodbye. Don't play me for a weak hoe. Keep another on the side, that's a cheat code. Yeah, hit him, sit him back like repo. Hard and chains on Frio. Lying ass head like a Leo. Trying to let me down like a CEO. Cause you mad as shit, you can't have this shit. I don't need to give you a reason. It's my body, I can fuck who I want. Fuck who I want to, fuck who I want to.
ballare con Is My Body, Is My Body, My Body, beh, pezzo musicale storico e ancora, ancora remixato anche in questa bella stagione del 2023. Tempo. Ah, arrivata la limousine, che bello, che bella sta cosa. Allora sentite, io adesso però siccome non ho tempo di rimettere a posto tutti i giochi all'interno di questo studio, veramente, anzi complimenti, un applauso per tutti coloro che ci stanno guardando anche in TV, e questo è stato l'appuntamento di tempo. Basta con questa gag perché comincia a stancare anche me, ne pensate un po' voi. Un saluto a chi ci ha guardato anche in TV, guardate che belli studi. No, che in quelli di Simone Papini di Montelone d'Orvieto facciano schifo, no. Però sicuramente insomma gli studi dell'editoriale è tutta un'altra cosa. Ma siccome abbiamo capito che me l'avete pagata voi la limousine per tornare al resort, no? Perché no? La costa un botto la limousine. Potevamo prendere, allora potevate, che ne so, farmi arrivare qualcosa di meno costoso. Delle persone veramente meravigliose. Comunque io sotto c'ho la limousine, adesso non è che posso rimettere a posto tutti i giochi qui nello studio a livello musicale, i tappetini, i bichini. Non c'ho tempo di metterli, rimettete a posto voi, per favore, che mi sono venuto a prendere. Amici, grazie, la mia vacanza continua, ma la mia vacanza migliore è tempo, basta questa cosa anche te. La mia vacanza migliore sicuramente è stare sempre in diretta con voi anche negli studi e dagli studi del Milanese, fa un po' molto 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 figo, e noi ci sentiamo ovviamente settimana prossima in tempo zero, stessa ora, stessa onda, stessa frequenza. Ciao ragazzi, grazie a voi. Tempo.